Ciao, sono Samuele Cesarini e oggi con lo Smoky Joe della Weber prepareremo due ricette. Una con le canocchie e una con le mastancolle. Allora, prendiamo le patate che abbiamo già precedentemente sbucciato e i cipollotti. Le patate le andremo a tagliare a cubetti. Mettiamo la nostra ciotola e le andiamo a condire. I nostri cipollotti li tagliamo a metà. Nostro barbecue che è caldo, andremo a mettere i cipollotti così natur senza condimento sulla griglia. Poi condiamo le nostre patate con olio. Sale. E un mix di erbe che rosmarino, salvia, alloro e un pochettino di Utilizziamo la nostra vaschettina della Weber e metteremo le nostre patate in cottura. Chiudiamo il coperchio e aspettiamo. Nel mentre facciamo questo, andremo a pulire le nostre mastancolle. Allora, leviamo la testa, togliamo il carapace in questo modo e ora verrà via tutto il carapace, lo lasciamo così pulito. Dobbiamo fare attenzione all'intestino che si sfila facilmente e verrà via tutto l'intestino. Così quando lo mangiamo non avremo della sabbia sotto i denti. Perfetto, dopo aver pulito le nostre mastancolle andremo a pulire le nostre canocchie. Ok, allora prendiamo le canocchie, vedete così che sono vive. Per prima cosa dobbiamo togliere la testa, in modo che così non scalcino e non ci facciamo male. Togliamo tutte le gambe, le zampine che servono alla canocchia per camminare sul fondo, le puliamo e facciamo una lunga incisione dalla testa fino alla coda. Queste qui dentro sono gialle perché in questo periodo c'è la cera e quindi sono un pochettino più carnose. Ripetiamo lo stesso procedimento fino a quando le canocchie, non abbiamo finito di pulirle tutte le canocchie. Ok, i nostri cipollotti sono pronti, li abbiamo tolti dal fuoco e li condiamo con un attimo con un filo d'olio, dato che prima non li abbiamo conditi, un pochettino di sale e una macinata di pepe. Ok, e li lasciamo qua accanto. Ora, sempre con il nostro filo d'olio, andremo a condire le nostre mastancolle e le nostre canocchie. Le nostre mastancolle le andremo anche a condire con un trito che abbiamo fatto precedentemente con limone e rosmarino. Facciamo insaporire bene. Poi invece le nostre canocchie le andremo a condire con un pochettino di sale e il nostro mix di erbe aromatiche con cui abbiamo condito anche le patate. Ora guardiamo come sono messe le nostre patate.
siamo quasi a cottura terminata. Ci vorranno all'incirca 20-30 minuti per un taglio così piccolo delle patate così. Ok, siamo pronti. Allora, e adesso andiamo a mettere sulla nostra griglia. Partiamo dalle cannocchie, che hanno una cottura un pochettino più lunga. Si muovono col calore perché sono ancora vive. Cerchiamo di giocare un pochettino a Tetris. Tra 2 minuti sono pronte anche le nostre patate e le andremo a togliere. Allora, con i nostri carapacci sia delle mastancolle e andremo a fare una bisque se non vogliamo buttare via nulla. Ok, allora iniziamo a preparare. Facciamo, per andare a condire, una volta pronto il tutto, un'emulsione di limone. Quindi prendiamo il succo di mezzo limone, lo andremo a spremere nelle nostre mani in modo che così non vadano i semi all'interno. Un pochettino d'olio. Pepe. Sale, un po' di erbe aromatiche e andremo a pulire un mezzo spicchio d'aglio, dove taglieremo fine fine e lo aggiungeremo. Togliamo l'anima, che non è nient'altro che il germoglio dell'aglio. Andremo a tagliare fine fine. E andiamo a aggiungere. Prendiamo la nostra frusta, e creeremo la nostra emulsione. Poi, guardate che le nostre cannocchie stanno già cambiando colore. Siamo quasi a cottura terminata. Ora possiamo togliere le nostre patate. Mi raccomando, il vaschetto non appoggiamolo sulla tavola, che se non lasciamo i segni, lo facciamo raffreddare. E poi dopo lo puliremo. Si può pulire tranquillamente in lavastoviglie, che non succede nulla. Ora andiamo a vedere come funziona. Le cannocchie, così con tutto il carapace, non c'è bisogno di girarle, perché si cuociono all'interno del loro carapace, loro mantengono tutti i succhi, quindi rimangono anche un pochettino più gustose nel mangiarlo. Lasciamo che si cuociano bene. Ok, adesso andremo a preparare le nostre mastancolle, dove le appoggeremo sulla griglia. Le abbiamo pulite tutte per una questione di praticità, e poi andremo a usufruirne quando saranno pronte e ci saremo seduti a tavola.
altrimenti si possono pulire tranquillamente tagliando la testa, quindi gli occhi, e lasciando tutto il carapace, un pochettino da fare come le nostre, canocchie. Ecco qui, allora abbiamo quasi portato a cottura le nostre canocchie, vedete che piano piano si stanno aprendo e qui i nostri, le nostre mazzancolle sono quasi pronte, basta che cambino colore. Ok, allora togliamo le nostre canocchie, quelle che sono pronte, alcune vediamo che magari sono un po' più grossine, le lasciamo, quasi un altro po'. E anche le nostre mazzancolle. Perfetto, allora termineranno di cottura le nostre canocchie, quelle un pochettino più grosse, e adesso andremo a impiattare le nostre mazzancolle. Abbiamo preso questi piatti qui perché è quelli che abbiamo in casa, un pochettino da fare qualcosa di carino se abbiamo degli invitati o una cosa del genere. Mettiamo delle patate. Poi prendiamo i nostri cipollotti, li andiamo a sfogliare, così facciamo qualcosa. La nostra emulsione che abbiamo fatto prima, la rinvigoriamo un attimo. Ecco qui,